Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con la seconda parte di Camtasia Studio 8 e in questo video vi farò vedere come formattare un progetto Camtasia in un video per farlo andare su Windows Media Player e di conseguenza metterlo anche su YouTube. Allora, innanzitutto apriamo il nostro progetto Camtasia. Diciamo file, open project e io scelgo questo. Questo è un brevissimo video in cui ci ho aggiunto la intro, il riquadro blu e anche un pezzo di voce. Infatti io appena arriverò al 50° secondo mi partirà la voce e finirà dopo qualche secondo, oppure io posso tranquillamente spostarla. Adesso andiamo su Produce and Share, andiamo su Freccia, Costume, Production and Settings, andiamo avanti. Qui, allora, io come formato scelgo Windows Media Player. Io ho sempre usato questo perché anche quello che ci mette minor tempo per caricare su YouTube. Alcuni mi hanno detto che anche AVI era buono, però ci mettevo un po' troppo, perciò scelgo Windows Media Player. Allora, andate su avanti, avanti, e ancora avanti, avanti ancora. Qui scegliete il nome e la cartella su cui volete salvarlo. E fine. Adesso qui ci metterò un po'. Voi, e durerà a seconda di quanto pesa il vostro file. Infatti il mio durò pochi secondi, ci sta anche mettendo un po', cioè ci sta mettendo un po'. Perciò io fermerò il filmato fin quando non sarà finito e ci vediamo tra pochi secondi. Ok ragazzi, il caricamento è finito. Appena arriverà al 100% vi vedrà fuori questo riquadro e voi cliccherete fine. Adesso, se noi andiamo sulla cartella ci verrà fuori una cartella, noi ci cliccheremo dentro e avremo il nostro filmato su Windows Media Player. Se noi adesso vogliamo caricare questo video su YouTube, andiamo su qui, andiamo sul nostro utente, clicchiamo su carica, clicchiamo qui e andiamo a scegliere il nostro video. Facciamo apri e adesso qui ci metterà, a seconda del peso del vostro video, alcuni minuti. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. Ciao ragazzi, bella!